Se volete alzare la qualità delle vostre produzioni, sicuramente il DJI Mavic 3 è il prodotto che fa per voi. Ma quello che a me interessa veramente e quello che vi racconterò all'interno di questo video non sono le caratteristiche tecniche di volo. Quello di cui voglio parlare invece è proprio questa, è la camera. In questi mesi ho lavorato sia con la versione standard che la versione cine del DJI Mavic 3 e quindi quello che andrò a fare è mettere a confronto il footage catturato con questi due modelli di drone per capire quali sono le differenze e se veramente vale la pena effettuare un investimento per ottenere la versione cine. Parleremo anche della seconda camera e della funzionalità Explora, capiremo se possiamo utilizzare il footage girato con la seconda camera di questo drone anche per delle produzioni video. Infine andremo a mettere a confronto il DJI Mavic 3 con il modello precedente, il DJI Mavic 2, per capire quali sono i benefici e soprattutto se vale la pena investire in un modello superiore. Se non volete perdere tempo e volete conoscere subito quali sono le impostazioni ottimali e quelle che sono le caratteristiche di punta di questo drone, ho preparato questa tabella riepilogativa. L'aspetto più interessante di questo aggiornamento è sicuramente il sensore. All'interno del DJI Mavic 3 abbiamo un sensore CMOS 4 terzi da 20 megapixel, che di fatto è lo stesso numero di megapixel che avevamo sul modello precedente, con la differenza che il nuovo sensore è più grande in termini di dimensioni, il che significa meno rumore e delle immagini più nitide. Il DJI Mavic 3 è in grado di catturare video con una risoluzione di 5.1K a 50 frame al secondo, oppure 4K a 120 frame al secondo. Andiamo ad analizzare il footage girato dalla camera principale, che è stata costruita in partnership con Hasselblad e ha una focale di 24 mm, tra l'altro una focale più wide rispetto a quella del modello precedente. La prima cosa che salta all'occhio nel momento che osserviamo il footage al computer è che sembra più morbido, meno nitido rispetto a quello del modello precedente. Questo non vi deve spaventare, vi spiego molto semplicemente. Quella nitidezza apparente che avevate sui vecchi modelli di drone era semplicemente un processo di sharpening che veniva applicato all'interno del drone. Sul DJI Mavic 3, essendo la qualità delle lenti di gran lunga superiore, non è più necessario effettuare uno sharpening così estremo, lasciandoci la possibilità di poter intervenire in post-produzione. Il footage che otteniamo con il Mavic 3 invece è molto più simile a quello che avreste con la vostra camera HDSLR, quindi un footage che ha una maggiore tridimensionalità, più profondità. Lo sapevate che la nitidezza cambia anche in base all'apertura che impostate sulla vostra lente? Bene, una cosa che mi ha stupito del Mavic 3 è la capacità di ottenere delle immagini super nitide a qualunque apertura. Sia che state scattando a 2.8 o 11, le vostre immagini risulteranno sempre nitide. Mentre sul Mavic 2 avevamo dei problemi di nitidezza nel momento che impostavamo un'apertura sopra i 5.6. Un altro gran miglioramento rispetto al Mavic 2 è l'incremento della gamma dinamica. La gamma dinamica è la capacità del sensore di poter catturare una maggiore quantità di informazioni delle immagini, soprattutto quando andiamo a filmare o fotografare dei soggetti in cui è presente un forte contrasto. Vedete questa immagine? Questa è una clip che è stata girata con il Mavic 2. La clip del Mavic 3 offre molte più informazioni. Entrambi i file sono stati filmati a 10 bit, eppure il Mavic 3 ci dà molte più informazioni da poter elaborare su quale possiamo intervenire con la fase di post-produzione. Anche mettendo a confronto degli scatti fotografici, si può notare come il sensore del Mavic 3 sia una spanna avanti rispetto al modello precedente. La qualità di questo drone è incredibilmente buona. Probabilmente era dai tempi del Phantom 4 Plus che non vedevo del footage con una qualità simile. Ma la caratteristica che rende questo drone particolarmente interessante, per me in particolare, è la presenza di una seconda camera. È un teleobiettivo da 162 mm con zoom ibrido digitale ottico. Questo registra su un sensore CMOS da mezzo pollice con 12 megapixel di risoluzione e un'apertura fissa di 4.4. Sicuramente la qualità che otteniamo con questa camera è di gran lunga inferiore rispetto alla camera principale. Partiamo dal presupposto che con la seconda camera al momento di questo test non è possibile utilizzare la modalità manuale e non è possibile utilizzare la modalità colore di log. Però, utilizzato nella giusta configurazione, potrebbe sorprendervi e in alcuni casi le immagini potrebbero essere anche utilizzate poi all'interno dei vostri contenuti video. A mio giudizio, la qualità che possiamo ottenere con la seconda camera è molto simile, se non identica, a quella che si potrebbe ottenere utilizzando un DJI Mini 2, in 4K, che è più che accettabile per un uso web. Vediamo alcuni accorgimenti da seguire per sfruttare la modalità Explora al massimo della qualità. La prima cosa che dobbiamo fare è andare nelle impostazioni della nostra app DJI Fly e cambiare alcuni parametri. Attiviamo la modalità Zebra, a questo punto attivate la modalità Explora e andiamo a impostare lo zoom a 7x,
7x è il livello di zoom con il quale riusciamo a ottenere la maggiore qualità video. Andiamo a effettuare un tap sull'area che ci interessa per poter leggere l'esposizione e far sì che il drone setti la corretta messa a fuoco, e a questo punto switchiamo nella modalità di messa a fuoco manuale. Ci basterà utilizzare la funzione per compensare l'esposizione fino a quando non vedremo il warning zebra scomparire. È ovvio che il girato ottenuto con questa camera non è utilizzabile all'interno di una produzione professionale, ma per l'uso web, ovvero la produzione di contenuti che devono essere pubblicati poi su YouTube o i vostri social media, questa camera si rivela uno strumento molto interessante e che potrebbe veramente cambiare il modo e le prospettive che mostrate ai vostri spettatori. Mi auguro che DJI con degli aggiornamenti futuri aggiunga nuove funzionalità a questa camera e soprattutto ci consenta anche di avere più controllo andando ad abilitare la modalità di log e soprattutto di poter impostare l'esposizione manuale. La camera del Mavic 3 ha un'ottica più wide rispetto al modello precedente che era di 28 mm e in alcuni casi potrebbe essere utile avere un piccolo fattore di zoom. E da 24 mm possiamo switchare a 46 mm e ottenere quindi delle immagini anche più ravvicinate, con una qualità che è ancora perfettamente accettabile per quello che può essere l'uso web. C'è da dire che nel momento che abbiamo un file con risoluzione di 5.1K abbiamo la possibilità in post-produzione di effettuare un crop digitale e quindi sfruttare la maggiore risoluzione all'interno di una timeline da 1080 o da 4K. Normalmente sulle camere HDSLR abbiamo la possibilità di attivare un crop sul sensore. Sul Mavic 3, andando a filmare con risoluzioni inferiori come 4K o C4K o 1080, di fatto l'area del sensore che viene utilizzata è sempre la stessa. Significa che nel momento che andiamo a filmare e utilizzare il 4K o peggio ancora il 1080 abbiamo un notevole degrado di qualità. Inoltre, andando a utilizzare una risoluzione maggiore, abbiamo la possibilità di conservare e archiviare del footage che un domani potrebbe essere utilizzato sulle TV di nuova generazione. Quindi assolutamente il mio suggerimento è di utilizzare sempre il massimo della risoluzione che il vostro drone è in grado di fornire. Parliamo adesso di frame rate. Maggiore sarà il frame rate che voi andrete a utilizzare e minore sarà la qualità delle immagini che otterrete. La ragione è molto semplice. La velocità di scrittura della memory card è sempre la stessa, è identica. Nel momento che andiamo a catturare delle immagini con un frame rate maggiore, abbiamo più informazioni che devono essere archiviate. Nel momento che filmeremo a 50 frame al secondo, la qualità delle immagini verrà dimezzata per poter sopperire alla velocità di scrittura. Volete una dimostrazione? Mettiamo a confronto due clip video della stessa durata registrate, una a 25 frame al secondo e una a 50 frame al secondo. Vedete, i file hanno praticamente la stessa dimensione. Eppure il file a 50 frame al secondo dovrebbe essere esattamente il doppio, essendoci più frame che sono stati registrati. La prima domanda che molti di voi hanno è: vale la pena scegliere e investire di più per la versione Cine? La versione Cine ha in più la possibilità di registrare in formato ProRes e dispone di una memoria interna da 1 TB che viene utilizzata proprio per l'archiviazione del materiale in formato ProRes. Iniziamo subito mettendo a confronto il footage catturato con la versione Cine con quello tradizionale. Quello che vedete qua è un file ProRes, mentre questo è un file H265. Se andiamo a guardare le due immagini a confronto così su YouTube, la qualità è di fatto impercettibile. Devo essere onesto, ho fatto molta fatica a scovare le differenze e l'unico modo per poterle notare è andando a ingrandire e osservare il footage in maniera molto ravvicinata. Il formato ProRes fornisce un leggero quantitativo di informazioni in più. Andando a osservare il materiale in maniera molto ravvicinata, possiamo percepire la grana del sensore, quello originale, che sul formato H265 si è persa a causa della compressione video. A livello di profondità colore i file sono quasi identici. Il formato ProRes fornisce un po' più di informazioni sulle parti scure dell'immagine. Quindi i neri di fatto contengono più informazioni rispetto alle versioni H265. Facendo vari test ho scoperto anche una cosa interessante, che se andiamo a filmare a 50 frame al secondo, a differenza della versione H265, il file raddoppia di dimensione, il che significa che utilizzando la versione Cine avremo sicuramente una maggior qualità nel momento che andremo a filmare con dei frame rate superiori a 25. Il problema della versione Cine è anche che il girato può essere registrato solo all'interno della memoria fisica. Significa che alla fine di ogni volo dovrete collegare fisicamente il drone al vostro laptop per poter effettuare il download del materiale. Cosa che potrebbe richiedere diverso tempo, considerando che il formato ProRes occupa molto più spazio rispetto all'H265. Il formato ProRes
non offre nessun beneficio significativo per chi deve pubblicare dei contenuti su web o su internet. Può essere utile per chi deve lavorare in ambito cinema o non deve accettare nessun compromesso dal punto di vista di qualità video. A mio parere, la qualità video che si può ottenere con la versione standard è la migliore che ci possa essere oggi su un drone consumer. Un sensore più grande significa anche meno rumore e migliori immagini quando andiamo a filmare di notte. Quello che vedete sono due clip, una è stata filmata in modalità D-Log e l'altra utilizzando il profilo colore standard. Facendo diverse prove ci siamo resi conto che il D-Log, nonostante abbia l'ISO che è bloccato a 800, è quello che offre maggiori risultati. E andando a elaborare il footage D-Log in post-produzione, anche se l'immagine potrebbe risultare più scura perché non abbiamo la possibilità di incrementare l'ISO oltre gli 800, è quello che ci offre poi il miglior risultato e la miglior qualità. È interessante notare che nel momento che andiamo a effettuare la color correction del materiale girato in D-Log abbiamo moltissime informazioni sulle quali andare a intervenire, in particolare sulle ombre e sulle luci alte. Sul sito di DJI è possibile scaricare una LUT, ma su DaVinci Resolve potete utilizzare tranquillamente la LUT standard che era stata pensata per la X7, in quanto la modalità colore D-Log della X7 è molto simile a quella che possiamo ottenere col DJI Mavic 3. Se vi interessa approfondire l'aspetto della post-produzione, sappiate che ho realizzato un corso che è disponibile all'interno del mio sito. Trovate il link qua sotto all'interno della descrizione del video. Le cose che amo assolutamente di questo drone sono la qualità video, che è assolutamente la migliore che abbia riscontrato negli ultimi 12 anni. La possibilità di utilizzare la seconda camera per ottenere delle immagini che hanno una prospettiva e un effetto che è completamente differente da quello che siamo abituati a vedere con i droni tradizionali. E questa probabilmente è una delle caratteristiche che utilizzerò di più sul DJI Mavic 3, sperando anche che con i prossimi aggiornamenti firmware ci possa essere un miglioramento di questa seconda camera, che secondo me ha ancora tantissimo potenziale inesplorato. Amo l'autonomia di volo, la possibilità di volare per quasi 40 minuti senza aver necessità di cambiare batteria. La qualità del volo, la stabilità di questo drone sono probabilmente una cosa di cui tutti sono già a conoscenza e sappiamo bene quanto DJI su questo fronte sia probabilmente uno dei migliori player sul mercato. Ovviamente ci sono anche i contro. Il primo problema sicuramente è il peso. Questo drone non è stato pensato per essere facilmente trasportato e occuperà gran parte dello spazio del vostro zaino. Il radiocomando che viene fornito sulla versione base è limitato dal punto di vista dell'ergonomia e quindi alcune funzionalità che utilizziamo abitualmente, come ad esempio il controllo dell'apertura e l'esposizione, che su Mavic 2 erano controllabili tramite degli appositi bottoni, sul Mavic 3 richiedono di essere richiamate tramite l'app. Si nota come DJI si stia spostando sempre più verso il mondo consumer, andando a semplificare anche quindi il funzionamento delle app e i comandi che ci sono sul radio. Però di fatto per i professionisti come me a volte è necessario avere la possibilità di poter controllare ogni singolo parametro. Detto questo, penso che questo sia un ottimo prodotto e sono sicuro che accompagnerà le vostre produzioni per lungo tempo. Ho cercato di affrontare quelli che sono i temi più importanti della camera. Ovviamente se avete domande lasciate un commento qua sotto, sarò ben felice di rispondervi. Ancora grazie, ci vediamo presto con la prossima review.